Signori, sono le 8 di mattina, direi che è l'ora di andare al lavoro. Ben ritrovati sul canale di De Daniele, siamo tornati con Arcade Paradise e benvenuto a chi è nuovo, chiedo un'iscrizione immediata, una campanella prima di aggiornare sui contenuti che pubblico regolarmente. Per tutti voi che invece seguite costantemente i contenuti, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale, soprattutto ragazzi commentate, fatemi insomma la cortesia di aiutare questo algoritmo a spingere i nostri contenuti. Detto ciò, allora io direi che la volta scorsa ci siamo dedicati tantissimo alla cura della nostra lavanderia, e però sinceramente abbiamo tralasciato quello che è poi il core del titolo, ovvero la sala giochi, perché il nostro sogno, ricordiamoci, che è quello di far diventare tutto ciò una sala giochi. E per fare ciò, ecco sbagliato, per fare ciò oggi infatti ci dedicheremo di più a... oddio, ecco qua, alla sala giochi, anche perché da quello che ho visto ragazzi, giocare ai videogiochi, quindi raggiungere degli obiettivi nei singoli videogiochi, fa sì che aumenti la popolarità del videogioco, più persone vengano a giocare al titolo e di conseguenza poi possiamo alzare anche i prezzi dei cabinati, insomma possiamo fare una serie di cose. Quindi oggi la lavanderia... ah, raccogli l'altra spazzatura, maledizione! Tanto alla fine è una lavanderia a gettoni, e che cavolo, che vengano i clienti a farsi da soli sti panni. Ah ok, sacco pieno, ce l'abbiamo fatta. Direi impostiamoci una routine se è per questo. Magari possiamo fare che quando apriamo il negozio, comunque sia, ci dedichiamo alla pulizia, manteniamo tutto quanto in ordine, così facciamo, guadagniamo un po' di soldi. Vabbè, 30 dollari, niente di che. Per il resto ci facciamo qualche panno e poi ci dedichiamo anche un po' alla sala giochi. Per esempio, la volta scorsa abbiamo giocato a Strike Gold e Woodguard Adventure, ma dovremmo farli meglio. Oggi vorrei provare questo qui. Giocatore singolo, chiaramente. Oddio. Ah, ok, ok. Ho capito. Grandissimo! Questa è una sfida all'ultimo sangue, sì! No. È un po' difficilino da comandare, ragazzi. Sembra semplice, ma non lo è, perché ogni tanto... ecco, per esempio. Ogni tanto ti va per conto suo, ti fa gli scattini. Allora, facciamo così. No. Posso... ah, ok, posso guidarlo anche con il D-pad, che mi sa che forse è un po' più comodo. Ovviamente questa sarebbe la versione virtuale del famosissimo gioco che noi chiamavamo hockey all'epoca. Si giocava uno contro uno. Ehi, calmo. No, dai, era perfetto quello. E la versione virtuale arcade. No, guarda che mi ha parato, non ci posso credere. Ho capito, questo è un fenomeno però. Bravo, appunto. Esatto, devo parlare più spesso, dico la verità. Vai, occhio, attenzione. Quanto si arriva? Chi lo sa? Forse a 3? Siamo 2-1 per noi adesso, ragazzi. Vai così. Non demordiamo. Mamma mia che gli ho messo. No, si arriva a 3. Allora forse si arriva a 5. No, stavo a fare un autogol, ragazzi. Me lo sentivo. Lo stavo per rifare. Vai così. Bravissimo. Io ti voglio bene a te. Sei un grande. Allora dai, si arriverà a 5. Presumo, eh. No, non ti incastrare. No. Ma dai. Guarda come va, io già lo so, è un film già scritto. Bravissimo. Obiettivo completato, get finished. No, basta, usciamo. Allora, a tal proposito, vogliamo vedere un attimo il pad, esatto. Gestione sala giochi, volevo vedere. Allora, Race Chaser, Strike Gold, questi sono i cabinati che noi abbiamo. Per esempio, adesso abbiamo fatto l'obiettivo a video air hockey. Impostazioni cabinato, obiettivi, vedete? Gioca 5 round di video air hockey. Vince la partita a video eroghi, l'abbiamo appena fatto, infatti è completato. Fai 3 gol. Vabbè, scusa, non l'abbiamo fatti 3? Abbiamo fatti 5. Che senso? Vabbè. Tieni traccia degli obiettivi dei cabinati completati. Gli obiettivi completati aumentano la popolarità dei cabinati, vedete? A parte che abbiamo, guardate in alto, c'è scritto 508 dollari. E se non sbaglio, l'altro cabinato da comprare costava 500, quindi potremmo già ordinarlo. Però adesso facciamo le cose un po' per volta. La classifica non è disponibile. Impostazioni cabinato. Difficoltà media. Ah, ok.
Bisogna. Ok, la difficoltà ti fa guadagnare un pochino di più. Facciamo media per adesso, lasciamo così. Costo per giocata pure 50, ok. Bonus fama. La fama complessiva della tua sala giochi aumenta la popolarità dei tuoi cabinati. La fama aumenta ampliando la sala giochi e acquistando annunci pubblicitari. Posizionare dei cabinati molto popolari vicino a quelli meno popolari dà un bonus a tutti i cabinati nel raggio. Il cabinato più popolare in un'area sarà indicato con. In questo menu, ok. Che non c'è per adesso indicato. I tuoi cabinati perderanno popolarità se non tieni pulita la sala giochi. Pulisci il gabinetto, porta fuori la spazzatura, ripara gli apparecchi rotti. Ok, questo è il valore di popolarità finale basato su tutti i bonus. Determina quanti giocatori ci giocheranno, quanto sono disposti a spendere e se vorranno giocare di nuovo nonostante un game over veloce. Ok, giocatore per ora, giocate per ora. Il numero medio di partite giocate ogni ora su un determinato cabinato. Questo numero è influenzato dalla popolarità dell'apparecchio, la difficoltà e il costo. Quindi abbiamo detto giocata per ora, 5 dollari questo cabinato per esempio. Guadagni all'ora quanto pagano i clienti per un credito per un cabinato. Prezzi bassi attirano i clienti comportando però un grande utilizzo del cabinato che si romperà prima, giustamente. Difficoltà, più difficile un gioco, più rapidamente i clienti faranno game over e dovranno pagare nuovamente. Tuttavia i cabinati impopolari con difficoltà e prezzi alti verranno evitati. La popolarità base è un valore prestabilito che possiede ogni cabinato in base alla percezione che ne hanno le persone. Maggiore il valore, maggiore sarà il guadagno base che l'apparecchio genererà. Bonus tempo di gioco, più tempo giocherai un determinato cabinato, più popolarità otterrà, portando a guadagni maggiori. Il potenziamento svanisce con il tempo. Bonus obiettivo, per ogni obiettivo completato su un cabinato specifico, la popolarità di questo aumenterà, portando a guadagni maggiori. Ok, questo l'abbiamo visto, ma intanto che io sto qui, no? Nel pad, ma il tempo passa? Mi sa di sì, sapevo 11:58. Vediamo un po', controlliamo altre cose e andiamo a vedere. Allora, Strike Gold, impostazioni cabinato. Ok, vedete, popolarità base 14, mentre Race Chaser 18, che non l'abbiamo ancora provato. Video Eroke 12, mi sa che sono in ordine. Ah no, questo 21, il più popolare. Allora, facciamo così, ragazzi. Innanzitutto manteniamo pulita la sala giochi, quindi puliamo tutto qua. Facciamo le cose fatte per bene. Ok, t'ho visto a te. A parte che adesso è ancora piccolina la nostra sala giochi. Però la cosa che vorrei fare è togliere i ricavati. 7 dollari, 8,62, 10. Vedete, questo è quello che paga di più per adesso. No, 5,93. Raccogliamo la spazzatura. Va bene, qui c'è un post-it. Ok. Poi andiamo a vedere se il bagno qua è tutto a posto. Ok, il gabinetto è pulito. Già hanno risporcato qua, oh. I clienti della lavanderia sono veramente degli zozzoni. Ok, l'abbiamo presa. Andiamo a depositare i soldi in cassaforte e ordiniamo il cabinato così ci arriva domani. Ogni volta tocca fare sta storia qua. Allora, uno è andato. Ok. Ok, ordiniamo il cabinato. Arcadelandia. Perfetto. Stack Overflow. Mantiene felice il tuo capo, accatastando scatoloni in una corsa contro il tempo. Cerca di non farti licenziare. Acquista ora. Perfetto. Sono gasatissimo. Allora, questo è Racer Chaser. Fatemi vedere una cosa. Vediamoci pure gli obiettivi prima. Racer Chaser. Obiettivi, completa tutti e tre i livelli, raggiunge una nuova auto 5 volte dopo uno schianto, neutralizza 30 poliziotti e ottiene un punteggio di 10.000. Vediamo innanzitutto di che cosa si tratta. Cos'è? Racerci inseguimento, una corsa in seguimento praticamente. New Racer, Day One. Ma che è tipo un Pac-Man! Ma dai! Ma tutto ciò è meraviglioso! Attenzione, quindi devo controllare il radar, devo stare attento. No, mi hanno chiuso. E che faccio così? Oddio, sto a piedi! Oh mio Dio! E seguo la freccia, eh? Un'altra macchina! Ah, beh, fantastico.
No, mi bloccano, no. Sì, no. Niente. Ma porca miseria. Ho capito, vabbè, è impossibile. Come fai? E quindi? Day one. Ah, ricominciato. Oh no. Qui c'è un simboletto. Cos'è, un boost? Come lo... Ah, ok. Siamo nei guai. Sì, ci stava sta mossa. Attenzione. Lo sapevo, questo è come Pac-Man. Venite qua, maledetti. Il boost ce lo teniamo per qualche manovra, qualche scappatoia che ci può servire. Mi dispiace, amico mio. In tutto ciò non mi ero reso conto che si trasforma in un carro armato, perché stavo guardando appunto la... accelera. Vai. No! No, dai! Scappa. No, la macchina sta su. Non posso rubare la macchina della polizia, sarebbe fantastico. Ok, abbiamo finito pure il boost. Ma porca miseria. Poi stanno tutti qua questi. Ah no, ce l'abbiamo... no, è finito. Vai. Sì, questo volevo. Ma non... Non mi conviene inseguirli così adesso. Me ne finisti i soldi. Andiamo di qua, va. Ma quanti ne mancano? Non ce la faremo mai a finirli, presumo. Lo sapevo che giravano di qua, guarda che maledetti. Sì, amico mio, venite qua. Bravissimo. Ottimo. Non è che mancano solo questi? Dai che forse ce la facciamo. Sì, non ci sto credendo. Night City, Cyberpunk. Il boost lo devo prendere, il boost. Facciamoci il perimetro, va. Ho fatto una grande cavolata. Vorrei tantissimo prendere il boost, ma non ce la farò mai. No, gira. Ma che so, maledetti, guarda che so, maledetti. Sono maledetti. E quello gira là, mi hanno chiuso. Run. Via. No. Non hai troppo tempo a disposizione per fuggire. Però ci sta. Dai, carino. Mi avremmo fatto qualche obiettivo a questo. Vediamo un po', le scese, gli obiettivi, vabbè. Dobbiamo giocarci, c'è niente da fare. Classifica, globale. Carica, recupero dati. Vabbè, che adesso ho fatto in tutto ciò? Ah, sono le 5. E... Allora, intanto, facciamo una cosa, va. Qua ci serve un po' di soldi. C'ho pure un po' di lavanderia. Facciamo i bravi, che sennò papà si arrabbia. E dice che mandiamo l'attività di famiglia in malora. Ma non sa quali sono i nostri progetti, ragazzi. Non lo sa che noi abbiamo progetti più grandi in testa. Questa lavanderia diventerà un faro per il gaming in città. Allora, qui già hanno risporcato tutto. Beh, dai, quello è un giornale, eh. Ok, ci manca pure il baghetto. Allora, raccogliamo qua. Oh, non mi sporca, eh. Dico a te, un pixel che non sei altro. Allora, i bagni come saranno? Oh, comunque i bagni rimangono sempre puliti, eh.
incredibile, cioè buttano la peggio mondezza in giro per la lavanderia, però i bagni lindi e pinti. Va bene. Allora, capirai, tanto qua mancherà ancora un botto di tempo. Qui non ha lasciato niente nessuno. Bah, allora ci facciamo un'altra partita. Io vorrei farmela questa, Strike Gold. Non so in base a cosa vada il punteggio, dico la verità. Comunque, tra le altre cose... No, ecco come si muore, perfetto, ok, non bisogna rimanere schiacciati, perfetto, perfetto. Ci sono anche le istruzioni sul palmares, sul palmare, e quindi vorrei vedere. E lui? Calma, piano piano. Tra l'altro... mi è stato suggerito che questo gioco si ispira ed è un omaggio a un videogioco che non conoscevo, sono sincero. Mr. Drill mi è stato suggerito da Luca, un ragazzo che segue il canale, un grande amico, e sono molto molto contento di questo aiuto. Attenzione! E quindi magari chissà, un giorno lo porteremo sto Mr. Drill, anche perché a me i giochi così arcade mi piacciono da morire. Altro funghetto d'oro. Vai. Siamo arrivati. Ma se io continuo a far così, faccio punti, no? Certo, ossigeno è finito, ma noi facciamo esattamente questo. Non so se me la sto giocando bene, vi dico la verità. Ah, l'ossigeno è finito. Ah, ce lo dobbiamo portare l'ossigeno. Già. Siamo rimasti senza ossigeno. Perfetto. Vabbè. Andiamo a vedere se i panni sono pronti, va. 16, 9, 2, perfetto, dai, ci siamo. Ok. Viene asciugatrice. Eh sì, dovremmo riuscire a gestirci così. Una partitella al volo, un livello e via di lavaggio. Questo sarebbe tipo una tecnica interessante. Anche se è vero che se devi fare determinati obiettivi... nei videogiochi parlo, e poi ti metti qua a fare, non puoi starci troppo appresso. Bisognerebbe alternare un po', capire un po' come si evolve il tutto. Vabbè, mettiamolo questo, dai. Allora, che ore so? Tra l'altro alle 11 chiudiamo, se non sbaglio. Fammi fare un'altra partita a questo, ma non abbiamo visto gli obiettivi, tra l'altro. Allora, teniamoci buone l'ossigeno. No, stavo a fare un bordello, ragazzi. L'ossigeno ce lo teniamo vicino, vabbè. Purtroppo ho sprecato quell'altro. Portiamoceli vicini. Gli ossigeni. No, 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 attento, 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 attento. Siamo tutti molto calmi. Chissà se la terra ci fa male. Ah sì, pure i blocchi normali. Soffriamo purtroppo. Ma cosa sarà upgrades? Sneakers? Ah, a seconda dei funghi c'è... Ah ok, perfetto. Quindi i funghetti sono una valuta che noi possiamo consumare all'interno del titolo per avere dei bonus, dei perk. Elmetto 10, vabbè, non possiamo prendere nulla adesso, se no un drill speed. Increase the speed you can swing your pickaxe. Ok, aumenta la velocità con cui possiamo rompere i blocchi. Allora, ecco, qua ci sono tre funghi, per esempio. Un fungo si è rotto. Ci abbiamo 7, no, io li chiamo funghi, ma sono pepite d'oro, ragazzi, ci siamo capiti, no? Via. Ok, via. Ho sbagliato. Mannaggia la miseria. Vabbè. Fatemi vedere un attimo un secondo. Gli obiettivi, gli strike gold. Compra tutti i miglioramenti. Addirittura. Ah, ma qui sono permanenti i miglioramenti che possiamo comprare. Ottimo.
distrugge un totale di 5.000 blocchi, scava fino a 500 metri di profondità, raccoglie 333 pepite d'oro. Le notifiche, vedete, le ho messe là, in alto a destra. Così facendo non ci disturbano con i sottotitoli. Oh, 28 ci ha dato qui. Avete visto come è incrementato? 12. Abbiamo completato un obiettivo. Vedete, le persone vanno già più a giocare a quello. Pure a questo, 22. Però. Chiusura attività. Sono fatte le 11, ragazzi. Ok. Dry. Ma tanto questi ormai mi sa che li abbiamo missati, no? Non lo so, però l'attività è chiusa. Che rank ci dà? Non penso ci dia un ranking qua. Ah no, S. Ok. Anche se il negozio è chiuso. Va bene. Va bene. Vediamo qui. L'ultimo che manca. No, abbiamo messo i panni a lavare quell'altri. Mannaggia. Dobbiamo pure andare a riposare, che sennò sveniamo qua. Ci facciamo quest'ultimi, dai. Facciamoci quest'ultimo e poi ci andiamo a casa da riposare. Che domani mattina arriva il nuovo cabinato. Che fai? Non lo provi? No, io voglio provare, assolutamente. Già che ci siamo, diamo una pulita. Vediamo se qualcuno ha sporcato. Sì. Ti pareva? Bah, però neanche più di tanto. Vediamo un po' in sala giochi. C'è della sporcizia? Sporcaccioni no, non ce ne sono. Perfetto. Allora, intanto che aspettiamo l'asciugatrice di questa, ritiriamo i soldi qua. 10 dollari e 30, vi rendete conto? Un'attività che non paga proprio, per nulla. Ce lo ricordiamo questo, no? Il nostro Candy Crush. Nell'attesa che fa? C'è giochi? Ok. Dunque. Facciamo cose ragionate, ecco, per esempio. For example. Benissimo. Le torte vicine cosa fanno? Non ho capito. Questo qua buonissimo. Ah, la torta mi fa tutta la linea, perfetto, bene così. Yeah, ecco una stella rossa, grazie, bello, ben fatto. E il cane? Oddio. Una stella. Ok, bisogna collezionare tutte quante le stelle praticamente. E quei dolci. Ok, servono 3 stelle per andare da quest'altra parte. Perfetto. E qui? Ah, vabbè. Allora fai tu. Qua è l'obiettivo. Gustometro, tempo. Allora, facciamo così. I limoncini. Le ciliegine. I limoncini. Sono le 2 del mattino passate. Vai a casa. Oddio, ragazzi. No, non posso abbandonarmo però. Sto lì. Dai. Non posso. Domani saremo stanchissimi. Mancano ancora 32 secondi. Bene. Ok, quello l'ha rotto. Andiamo. Ok. Bene. Ah, ok, abbiamo fatto. Ci ho dato un'altra stella. Andiamosene a casa, ragazzi. Mo sveniamo. Sacco pieno.
No, niente, ma non ci sta, ma non si può più buttare neanche la mondezza. Andiamo a riposarci, va. Con il notturno. Ma quindi, cioè, noi ci possiamo portare a casa il sacco. Oh, guadagno sala giochi 131 dollari, guadagno lavanderia 105, manutenzione 130. Lo vedete che comunque sia, già sono incrementati rispetto al primo giorno di lavoro, ragazzi. Ed eccolo qui. Voglio provarlo immediatamente. Ok, allora, quello più popolare che abbiamo adesso. Ah, ma abbiamo solo quello spazio libero. Ah, c'avevamo ancora la cosa a lavare. Ricevuto un nuovo messaggio in chat. Bene. Sì, vedete, ci siamo portati a casa. E adesso sta qua al lavoro. Allora, fatemi vedere una cosa. Questa è la piantina. La mappa ti consente di spostare alcuni cabinati. Per spostare un cabinato, scegli quello che desideri spostare e seleziona il punto in cui vuoi posizionarlo. Alcuni cabinati non possono essere spostati. Puoi potenziare i cabinati meno popolari posizionandoli vicino a quelli più popolari. Questo l'avevamo già letto. Allora, quello popolare che abbiamo adesso è questo qui. Stack overflow, ce lo mettiamo qua, al posto di questo. Eccolo là, stack overflow. Bello, già cominciamo a essere carichi di roba. Ah, abbiamo detto la nostra routine, giusto. Prima pulizia. Giusto. Altrimenti i clienti qua poi si lamentano. Mazza, ne abbiamo manca aperto, che già guarda come stanno messi. Papà, ciao Ashley, le mie spie mi hanno informato che non hai dato fuoco al negozio per ora. Seriamente però, nessuna fiamma libera. Sono impaziente di ascoltare le tue idee su come aumentare il profitto, ma per favore nessun cambiamento nella disposizione senza la mia approvazione. Rispondi per favore. Auguri, Gerald King Goldman. Papà. A dire il vero, ho fatto due conti. Quei vecchi cabinati potrebbero fruttare molto di più di tutte le tue lavatrici assieme. Oh, hai fatto due conti, eh? Avrei superato il livello successivo di Apple Crushing piuttosto. Voglio dire che ho esaminato introiti, mantenimento, proiezioni. E addirittura, quando abbiamo fatto questa cosa? Ecco i dati. Ci hai provato anche tua sorella una volta. Le comunità non hanno bisogno di sale giochi, hanno bisogno di lavare i panni. Per fortuna Leslie ha visto la luce e si è messa sotto. E adesso ha un'ottima carriera al municipio. Per favore, niente più idee shock. Potresti guardare i grafici? Questa conversazione è finita. Papà. Papà. Ti ricrederai. Se non ti ricredi, pazienza. Io intanto devo pulire perché c'è un negozio. Hai ricevuto un messaggio dalla chat. E dai però. Il bagno. Il gabinetto. Ah, il gabinetto è sempre pulito. Questa a noi ci fa piacere, ragazzi. Allora, qua c'è un pan. Niente. Ah, il sacco pieno. Ok. Ma andiamo a vedere pure in chat. Questa sarà Leslie che ci scrive sicuramente. E poi niente ragazzi, prendiamo questo, miseramente, mestamente questo ci darà 0 di rank. Ma va bene così. Beh, lo sapevamo, guarda qua che casino, guarda che casino. Guarda che i calzini qua. Madonna, ma che è successo qua? Oh! Ma sono le 9, abbiamo aperto da un'ora. Ehi Musona, hai proposto la tua idea a Papino? Ho ricevuto un no secco, non ha neanche dato una letta, ha chiuso subito la faccenda. Allora dimostragli che ha torto. Eh beh, quello che faremo. Ah, quanto mi piacerebbe, purtroppo controlla tutto, io ho finito lo spazio. Non posso spostare nessuno dei cabinati nella lavanderia, lo scoprirebbe. Non posso. Ok. A tal proposito, ho una corsia preferenziale nella commissione progettazione della città. Potrei ottenere uno sconto su impresari e permessi. Potresti abbattere il muro del magazzino. Papà ovviamente dovrà approvare il progetto, ma non deve per forza sapere qual è il fine. Davvero, Leslie, sei un genio. No, tu sei il genio. Ora datti da fare. Dimostragli che la vita non è solo infelicità, routine e denaro. Dimostragli che puoi avere successo facendo qualcosa che ami. Ok, andiamoci sotto. Cosa mi serve? Ecco le info. Inter Shop Fitter Web. Quando sei pronta a partire, invia il denaro. Io penserò al resto. Ma dai, 1000 dollari conversione magazzino. Guardate che spettacolo. Convertiremo lo spazio del magazzino in spazio utilizzabile, completo di luci e prese di corrente. Aumenterà anche la fama della tua sala giochi.
Ma tutto ciò è meraviglioso, ma stiamo con 251 dollari. Mannaggia la miseria. Non possiamo fare nulla, ragazzi. L'unica cosa che possiamo fare è conservare i soldi in cassaforte e accumulare il più possibile. Voglio quel magazzino. Ok, questo è perfetto. Una curiosità, hanno già fatturato questi? Hanno già 3 dollari. Vabbè, proviamo stack. Come si chiama questo? Stack overflow. Ok, che dobbiamo fare? Ok, beh, dovrebbe essere abbastanza intuitivo, no? Obiettivo completato. Vabbè. E fin qui. E le cose chiaramente adesso si complicheranno. Perfetto. Allora, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. No. Esattamente così. Ok. Il mio obiettivo è proprio veramente, ragazzi, far crescere questa sala giochi arcade proprio per non occuparmi più della lavanderia, cioè non mi deve più fregare nulla di questa lavanderia. Fondamentalmente sarebbe un sogno. Allora, fermi, 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 fermi. Ah, là non lo posso mettere, giusto. No. Sì, qua. Perché no? Scusa. Ma come no? Ma perché non me lo fa mettere, scusa? Che è successo? Che cosa sta succedendo? Oh mio Dio! Non l'ho capita sta cosa. No, abbiamo finito il tempo. Ma mi si era bloccato però, non è giusto. Vabbè, siamo licenziati. A tal proposito, ragazzi, vediamo una cosa. Allora, questo ci abbiamo giocato. Gestione sala giochi. Allora, stack overflow, no? Era solo per vedere come si gioca. Usa L per muovere la gru e A per raccogliere e rilasciare le scatole. Impila tutte le scatole dello stesso colore per passare al giorno successivo. Non puoi creare pile con più di 4 scatole. Se fai un errore, premi per annullarlo. Agisci in fretta. Se il tempo scade, verrà licenziato. Ok. Beh, questi sono molto utili come info. Quanto ci ha fatta la lavanderia qua intanto? All'Italia che è tutto sporco. 4 dollari. Guarda qua. Fa proprio niente, eh. La sto raccogliendo. Ma c'ho il sacco pieno? Vabbè, comunque sono re da spazzatura, ragazzi. Lo so che detto così è brutto, ma non abbiamo fatto mai meno di rank S. Non so se vi è chiara la cosa. Allora, signori, lo so che c'avete i panni da lavare, ma io devo andare a giocare. No, l'ho preso. Non posso rimettere. Vabbè. Come hanno detto, facciamo solo uno però, eh. Allora, Strike Gold, vediamo un attimo, gestione sala giochi, siamo a 417 dollari, ragazzi. Razer Chaser, stacco, Strike Gold, come si gioca? Per farti strada in ogni livello, evitando le rocce che cadono e i pericoli, completa ogni livello prima che il tuo ossigeno si esaurisca, raccogli l'oro da usare per i miglioramenti. Io sinceramente vorrei vedere anche la popolarità, sala giochi, Razer Chaser. Impostazioni cabinato, vuole la base 18. E quello che abbiamo comprato quanto ce n'ha di popolarità? Stack overflow, imposta cabinato. Vuole base 16. Vabbè,
Difficoltà facile l'abbiamo messo, eh. Lasciamolo così per un giorno. Fra un paio di giorni lo cambiamo, lo passiamo a media. Costo per giocata. Se mettessimo 50 centesimi. No, lasciamo un euro. Facciamoci un'altra partita, va. Questo mi piace. Ah, stavolta ok, bisogna spostarli tutti praticamente. Vabbè, finché è il primo giorno di lavoro mi sembra abbastanza semplice. Oh, e comunque se mi assumessero a fare un lavoro del genere sarebbe divertentissimo. Ok, questo è il secondo. Allora, facciamo così. Prendiamo il marrone e lo mettiamo qua. Prendiamo il viola e lo mettiamo qua. Prendiamo il marrone e lo mettiamo qui. Prendiamo il rosso, lo mettiamo qua. Il rosso è... Ah, il bagno, cucina intasato. Porca miseria, ho appena finito di... Allora, adesso non posso, scusate. Devo finire la mia partita. Ok. L'altra volta non eravamo arrivati al terzo giorno. Era questo che ci ha incasinato la volta scorsa. Allora, partiamo col viola. Poi col marrone. E poi mettiamo il marrone qui. Il marrone qui. E il viola. Così liberiamo quel pallet. Poi ci mettiamo questo. Il verde lo mettiamo qua, che c'ha già la sua base. Il rosso lo appoggiamo un attimo qua. Il verde lo mettiamo qui. Il viola lo mettiamo qui. Il rosso lo mettiamo qua. Mi sembra che sia tutto tornato, no? Ok. Perfetto. Thank you very much, mister. Next day. Tanto, tutto ciò c'è sempre il VC intasato, eh? Ce lo scordiamo mai. Verde lo mettiamo un attimo qua. Viola qua. Perché non lo posso mettere qua? Ma perché, scusa? Ma quindi me li fa... Ah, vabbè, facciamo così. Calmi, calmi, non l'avevo visto. Scusa. No, ho perso troppo tempo. No, non è vero. Ok. Un attimo. Ho sbagliato. Ho sbagliato maledettamente sbagliato. No, ma dai, per un centesimo di secondo. Maledizione, maledizione. Allora. Rocket blowout. Critical damage. Perfetto, fa troppo ridere sta cosa. Ok, poi aveva fatto il wash qua. Ma comunque quello dei cartoni mi piace, eh. Mi stuzzica come arcade. Scrivetemi nei commenti se sapete da cosa trae spunto, a cosa si ispira. 4,90. Che miseria. Che miseria, ragazzi. Qua 19, vedete come cambiano le cose? 31 addirittura. 11, 18, 10. Perfetto. Questa cosa qua della cassaforte un po' non mi piace tanto. Ok. Allora, siamo a 175. Quanto è il nostro totale? 5,92, ancora maledettamente troppo poco. Conti, 135. Guadagno manutenzione, 130. Cose da fare, qua ancora non ce lo dà. Ah, questo è il gioco del lama.
Ma ci dà un... No, ci dà niente questo qua. Miglioramenti, non lo possiamo fare. Ok. Un messaggio. Welcome at long last to the real world and real responsibility. King Laundry was among my first investments in Grindstone, not an important one. Honestly, I'd forgotten about the dump. But with shrewd management, perhaps even an ungrateful and capricious Ma teenager like you can make it a success. tanta stima aveva nostro padre in noi, eh? Cancellerei proprio questo messaggio. La Volcano Lamp. Allora, qui la sala giochi mi sembra tutta pulita. Non vedo cartacce o roba sporca. Bravi, voi giocate. Giocate. Intanto fammi andare a vedere qua a che punto siamo. 1 minuto e 22. Gabinetto, mo' è andato tutto a posto. Non mi sembra ci siano cartacce in giro. Quindi. Ma questa qua non ci possiamo fare, non ci guadagniamo da questa qua. Dal distributore di bevande. Ah, attenzione. Oh. Ecco, sbagliato. Perfetto. 20 dollari. Ah, 20 dollari giusto per la mondezza. 40 secondi. Abbiamo sturato adesso. Ragazzi, prossimo obiettivo, 1000 dollari. 1000 dollari perché dobbiamo ingrandire tutto qui, eh. Attenzione, la signorina ha buttato la lattina, sicuro, sicuro come il pane. Vediamoci un attimo gli obiettivi dei giochi, dei vari giochi, perché 5 round. Fai 3 gol, boh, ma io l'ho fatto, fatti 5 dei gol. A meno che gli autogol non li consideri non come nostri, gol effettivi. Giusto. Sono le 7. Se prendo questa dall'asciugatrice ci facciamo un'altra partita ad hockey. Vai. Quanti soldi c'è? Da qua siamo stati celeri, eh? 20 dollari. Ci dobbiamo occupare anche della lavanderia perché se laviamo tutto in tempo comunque i soldi li facciamo, eh. Allora, calma, calma. Se lo segna lui non ce lo conta, dobbiamo farlo noi. Madonna, stavo a fare... guarda che stavo a fartelo che noi. Sto cercando in tutti i modi di farmi autogol, non so se state notando, eh. Pure lui, per carità, siamo della stessa scuola, lo stesso team. Bello questo, bello. Mi sa che non me lo conta questo. Ma dai. Come gliel'ho levata. Ma dai, ma non ci posso. Obiettivo completato. In che senso? Vabbè, allora, ho capito. Mattusor. Ma veramente? Recuperiamo sta partita. Remontata, remontata. Ci ho creduto tantissimo. Dai, ma da. Bello questo. Sotto al set. No, no, ma dai. Che ho preso. No, mi stavo per fare autogol. Dai, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma qual è l'obiettivo che abbiamo fatto? Che abbiamo sbloccato, scusa. Fai 3 gol. Ma era un autogol quello. Dice in generale, o lo fai tu, o fai autogol, fa niente. Vabbè. Sono le 9. Ecco, guardate. Fatturano sempre, eh. Però posso dire una cosa, sto Woodgates Adventure c'ha 21 di popolarità, però a me sinceramente mi sembra che non... Boh. Boh.
Non mi sembra tutta sta cosa, eh? Tutto sto guadagno. La cassaforte. Ok. Stiamo a 697. Secondo me, lo sapete che vi dico, se avevamo queste tre lavatrici. Ma la prossima ma chiude, quello è il problema. Lo posso mettere in paio. Un paio. Un'altra giocatina a questo ci sta tutto. Mannaggia, guarda Teo. Dai, sì. Guarda che maledetto bastardo. Sì. Questo lo faccio diventare non popolare di più. Ci facciamo i tornei qua. Questo è divertente, mi piace. No, era l'occasione della vita. Ho fatto il doppio passo di Ronaldo. Eh no. Bello. Colpo di tacco. No, no. Oddio, che rimbalzo strano. Oh, e che stiamo a fa qua? No. Mi stanno a crociare gli occhi. Niente, non entra più, ragazzi. Non entra più. Fida pure così. Vabbè, meglio, dai. Mai distratto lui, eh. Mai distratto. Dai, ogni volta mi prende il palo ed esce a me però, scusa, eh. Dai così. No, niente, niente. Ma dai, no. Oh, bene così, 3 a 3. Bella, questa è tirata. Ma levate, va. Dai, sì, andiamo a vincere, andiamo a vincere. Andiamo a vincere, sì. Godo, godo, godo. Ok, il negozio è chiuso. Mannaggia la miseria, ma abbiamo pure queste due lavatrici. Vabbè, aspettiamo, facciamole, dai. Cartacce. Chiaramente, ragazzi, più cabinati abbiamo, più giochi abbiamo, più soldi facciamo, più ci espandiamo, più diventa tutto più clamorosamente figo, eh. Adesso siamo ancora agli inizi dell'attività. A parte che non possiamo aspettare, no, non posso aspettare l'asciugatura. Mi dispiace, li perdiamo, ma amen. Facciamo domani mattina appena arrivati. Lavanderia poco, 47 dollari, però se la giochi quasi 200 dollari, eh. Ma questo qua però ce li calcola in più. Domenica. Per domenica siamo aperti. 7 giorni su 7. Ok, allora, fatemi vedere. 697. Ragazzi, oh, dai, prossima volta sicuramente arriviamo a 1000 dollari. L'attività prosegue. Abbiamo comprato un cabinato nuovo. Stiamo guadagnando. La lavanderia la stiamo lasciando un po' più così perché. Oh, d'altra parte vogliamo giocare, siamo gamer sia nella vita reale sia nei giochi, siamo gamer nel game, quindi oggi ci siamo divertiti così, spero che il video vi stia piacendo, la serie vi stia piacendo, fatemelo sapere con dei commenti ragazzi, commentate che è molto importante per il nostro carissimo algoritmo. Se siete nuovi, benvenuti sul canale, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Che dire ragazzi, prossima volta puntiamo all'espansione, senza se e senza ma. Alla prossima. King Wash, ho grandi progetti per te, grandi.